Un caro saluto a tutti e ben ritrovati nel mio laboratorio. Visto il grande successo che giustamente ha avuto il ritorno di un F-104 in Italia, voglio rendervi partecipi di un'ennesima realizzazione in legno proprio di uno Staff Fighter. Chi mi segue infatti sa che ho già realizzato altri modelli di F-104 in legno di Cirmolo. Oltretutto alcuni sanno anche della mia passione per questo aeroplano, avendone realizzati alcuni anche dinamici, ovvero aeromodelli radiocomandati. Ma diamo il via alla realizzazione di questo spillone in scala 1:48 partendo come al solito dal blocco di legno di Cirmolo. Ed ecco la tavola da dove ricaverò la fusoliera di questo 104. Come vi dicevo, avendone fatti diversi, ho già le sagome in scala per poter tracciare le linee e in questo caso sto per verificare quale parte della tavola sia adatta a realizzare appunto la fusoliera. Individuata la porzione da cui ricavare la fusoliera, vado a staccarla dal resto della tavola utilizzando una sega a nastro. Uno degli aspetti più curiosi di questa operazione è che tagliando questa lunga fetta di tavola il cirmolo rilascia un profumo molto intenso, come al suo solito. E pensate che quando faccio questa operazione il profumo si sente anche all'esterno, lungo la strada. Ed ecco qui, qui dentro c'è un F-104. Ok, tracciate le linee della vista sia laterale che in pianta, vado a sgrossare la fusoliera dal blocchetto. Ok, ho sgrossato la fusoliera e adesso vado a togliere il materiale in eccesso. Eccolo. Adesso vado a levigare per bene sui quattro lati, dandogli le misure precise, e poi inizierà il lavoro di scultura vero e proprio. Ovviamente prima di questo però devo tracciare tutti i vari riferimenti. Come vedete le linee sono tracciate, dove va la capottina, le ali, le prese d'aria, e adesso olio di gomito. E si inizia a scolpire. Allora, io parto, è una mia abitudine, ma non vuol dire che si debba partire per forza da qui, almeno sul 104, sempre dalla cappottina. Ora sto un po' scomodo perché voglio farvi vedere a voi come inizio e come si inizia a sgrossare il tettuccio. Vedete, io utilizzo attrezzi molto semplici, cioè un taglierino, delle piccole sgorbiette, degli scalpelli, ma niente di tecnologico, ecco, di così tecnologico. Cose molto comuni. Ecco, adesso sto più comodo. Magari si vedrà meno in video, ma è meglio che vedo bene io, perché un errore e si vanifica tutto il lavoro, anche perché, come dico sempre, un modello lasciato a legno naturale richiede maggiore attenzione, in quanto il materiale si può soltanto togliere e non aggiungere, non si può stuccare, e quindi questo è vero sì che richiede maggiore attenzione, maggior tempo di lavorazione, però dona anche maggior pregio al lavoro finito. Ok, io sto sgrossando, come vedete, la fusoliera che inizia a prendere la sua forma. L'aeroplano comincia a vedersi.
Wey! Come vedete, ho già in gran parte sgrossato la fusoliera e adesso mi dedico alla zona delle prese d'aria, che come potete vedere sono molto spigolose. E dopo aver sgrossato anche le prese d'aria, inizio a levigare il tutto. Prima con grana grossa e poi man mano con grana sempre più fine. Ok, io ho fatto una levigatura generale fine, anche se non è l'ultima, e adesso, dopo aver tracciato le linee del tettuccio, inizierò a scavare le prese d'aria. Per questa operazione mi servo di una fresina. Ok, fatto il primo scavo, per così dire, cambio la presina, cercando sempre di stare molto attento a non far scappare via la presa dalla sede e rischiare di rovinare tutto il lavoro, per poi finire con lamette e carta vetro, quindi, e limette anche. Come vedete, una delle prese d'aria è quasi finita, anche se devo ancora rifinirla. Per adesso devo passare a lavorare sull'altra. E finalmente le prese d'aria sono ultimate. Adesso devo lavorare sui coni di shock. Ma forse è il caso che prima metta un po' di ordine sul banco. Fatte le prese d'aria, adesso devo realizzare i coni di shock, che vado a ricavare da un avanzo della lavorazione precedente, in modo tale da avere una colorazione del legno più omogenea. E sono fatti anche i coni di shock. Adesso si passa all'ugello di scarico. Ho già sgrossato il blocchetto dal quale ricaverò l'ugello di scarico, gli ho applicato una spinetta per poterlo posizionare in questo piccolo tornietto e inizio a lavorarlo. Ok, e anche l'ugello è completato. Terminata in gran parte la fusoliera, da questa tavoletta ricaverò le ali e gli impennaggi di coda. Ho appena sgrossato le due semiali e ho effettuato il taglio in modo tale da avere le venature in maniera speculare su entrambe. Adesso inizierò a lavorare sul profilo e alla rifinitura. E siamo giunti alla fase di collaggio dei vari pezzi.
Sembra che il lavoro sia finito. In realtà questa è una fase molto delicata perché adesso un errore può vanificare tutto il lavoro fatto. Ok, dopo aver realizzato e incollato il pitot in acciaio armonico, la parte in legno è praticamente finita e inizio la fase di finitura. Ad essiccazione avvenuta si leviga l'intero modello con paglietta o panno abrasivo e questa è un'operazione che si fa ad ogni mano di vernice e sono diverse. Grazie quindi per aver seguito questo video un po' lungo, ma ho dovuto condensare diversi giorni di lavoro. Se vi fa piacere, seguitemi anche sulle mie pagine Facebook e Instagram. Vi lascio i link in descrizione. E iscrivetevi al canale. Sono sempre io, ho soltanto cambiato il nome. Grazie ancora e alla prossima!